pomeriggio e bentrovati a questo appuntamento di Full Time del lunedì, come ben sapete dedicato allo sport, prevalentemente al calcio, e parliamo soprattutto di Serie D gironi con la nuova Cosenza, ancora mi viene di dire Cosenza Calcio, ma comunque quello è il concetto. Buon pomeriggio ad Antonio Clausi di www.cosenzachannel.it, fammi dire così, dai, sì, è così, di www.cosenzachannel.it di Calabria Ora. Ciao Patrizia, un cordiale buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Come sempre i nostri telefoni sono aperti a voi, come del resto anche Facebook, anche se oggi no, forse abbiamo ripristinato il tutto, ma non per colpa nostra, c'era qualche rallentamento proprio su Facebook. Allora, il numero di telefono, vedete in sovraimpressione, vi dà la possibilità di intervenire, di parlare, di interagire insieme a noi, 0984 84 17 332, e poi naturalmente sulla bacheca però del nostro fan club, quello di Teleuropa, avete la possibilità di scrivere ciò che volete, naturalmente nei limiti. E in tutto questo iniziamo, non so da che cosa dobbiamo iniziare, io l'ho scritto invece sulla mia bacheca di Facebook ieri, partiamo dalla fine, cioè da un pareggio che ha il sapore della vittoria, vero? Io dico proprio di sì. Io vedo il bicchiere mezzo pieno, perché una partita che sulla carta doveva essere vinta, e anche il gioco espresso dal Cosenza lasciava intendere che il match fosse alla portata del rossoblù, purtroppo una situazione di gioco, uno svarione, il classico liscio, ha complicato totalmente i piani di Enzo Patania. Alla fine però probabilmente il carattere del tecnico si è visto in campo, grazie a quel gol di Romano alla fine, nel senso che Cosenza non è morto in campo, non è morto dopo il gol, non è morto per l'espulsione di Ariano Fiore, ma ci ha creduto fino alla fine ed è riuscito a conseguire un pareggio dal quale si spera, lo sperano tutti i tifosi, si possa crescere e si possa tornare a vincere già da domenica prossima. Senti, un Cosenza che meritatamente ha agguantato il pareggio, un Cosenza che meritava ampiamente la vittoria, nonostante fino all'ultimo ha rischiato sicuramente di perdere, e nonostante davvero fosse in inferiorità numerica. Intanto diciamo che forse l'unico tiro in porta gliel'abbiamo fatto fare noi, o meglio l'abbiamo fatto noi attraverso il liscio. Eh sì, le cronache raccontano questo, anche le immagini televisive non danno assolutamente adito a nessun'altra recriminazione. Cioè la partita del Cosenza probabilmente è stata una partita condotta nella maniera giusta, dove anche il modulo di gioco a quanto pare ha funzionato, il 3-5-2 tanto, come dire, chiacchierato, alla fine è stato una scelta azzeccata, si è rivelata, e soprattutto se la Dea Bendata non avesse voltato le spalle al Cosenza, probabilmente l'intensità di gioco che stavano dando Romano e compagni, soprattutto nel primo tempo, dove ci sono stati 25 minuti in cui il Cosenza ha chiuso davvero per usare uno slang classico, davvero ha chiuso ad una porta la Cireale. L'unica pecca è stato che non ha trovato la via del gol, probabilmente non aver concretizzato la mole di gioco, l'espulsione di Ariano Fiore e il liscio sono state i tre unici nei che hanno caratterizzato la trasferta al Tupparello, però per il resto credo che il Cosenza abbia giocato un'ottima partita. Senti, il reparto offensivo del Cosenza secondo te? Credo che non serva uno scienziato per dire che al Cosenza probabilmente manca un attaccante centrale, però come ha sottolineato lo stesso Patania in conferenza stampa sabato, lui ha detto che non è la squadra che deve mettersi a disposizione del tecnico, ma è lui che si mette a disposizione delle qualità che esprime la squadra. Ecco perché anche sta proponendo degli assetti duttili, variabili, eterogenei, dove comunque non c'è un modulo fisso. Non c'è il 4-3-3, non c'è il 4-4-2, ma riesce a secondo delle situazioni ad adattarsi a quello che il campo esprime, il campo di allenamento, il San Vitino esprime durante la settimana. Lo ha fatto anche dopo la sconfitta con l'Interreggio. Il KO contro i Reggini aveva messo in evidenza che al Cosenza serviva qualcosa in più a centrocampo, serviva sia una maggiore esperienza che magari maggiore gamba. Allora, quale miglior modo di dare un uomo in più lungo la mediana? E anche se questo comportava, come dire, scalare da tre a due attaccanti, anche se c'è da dire
che il tridente del Cosenza non è mai stato un vero tridente con tre attaccanti, anche perché Tedesco e Mocero sì, ma Adriano Fiore o Alassani, diciamo, sono due Adriano Fiore è una mezzala, mentre Alassani è un esterno alto. Gli attaccanti, diciamo, hanno ben poco, quindi 4-3-3 oppure 3-5-2, le punte reali erano sempre quelle due lì. Alla fine Mocero e Tedesco ieri hanno probabilmente non hanno raggiunto la sufficienza perché non hanno trovato il gol, si sono mossi, hanno svariato, però non sono stati incisivi come magari si aspetterebbe tutti quanti da loro. Il discorso, soprattutto vorrei aprire un attimo la parentesi su Manolo Mocero, che sarà squalificato. Domenica non ci sarà. Sì, ha preso questo cartellino giallo ancora una volta per una presunta simulazione, anche perché bisogna dare all'attaccante anche, come dire, non è detto che sia che abbia simulato, diciamo, la presunzione di innocenza. Solo che a differenza di altre categorie, sì, o dirette, non ci sono 7-8 telecamere, no, o angolazioni, quindi sì, non si infatti riesce a capire realmente. Esattamente, a capire bene cosa sia successo. C'è da dire anche che ho sposato perfettamente quello che disse ancora una volta Patania qualche settimana fa, disse che in Serie D vi sono due variabili, dove sono gli under e gli arbitri. Probabilmente entrambe ieri hanno giocato un brutto scherzo a Cosenza, perché con un calciatore più esperto su quel pallone che è vagante in area, che Douglas avrebbe dovuto rinviare tranquillamente con un piattone, probabilmente racconteremo un'altra partita. Era esperto anche Adriano Fiore, che un po' ci ha fatto arrabbiare, perché sì, l'arbitro probabilmente ci avrà messo del suo, però Adriano Fiore non è un anche in quel caso mandante. Anche in quel caso non sappiamo sinceramente cosa sia successo realmente, cosa Adriano abbia certo detto per una contestazione, avrà detto qualcosa che magari all'arbitro ci sta anche nella fase di gioco. Sì, in effetti da Adriano uno si aspetta che... Anche se capita, aspetta che prendiamo la... Pronto? Pronto? Chi parla? Massimiliano da Cosenza, volevo vedere la mia sul Cosenza, se sì, è possibile. Aspetta Massimiliano, sì, mi alzate gentilmente l'audio studio perché lo sento un po' cupo, lo sentiamo un po' cupo. Allora Massimo, dici tutto. Sì, volevo dire la mia. Tu hai detto prima precedentemente è un pareggio che ti sa di vittoria. Io purtroppo nel mio gusto il pareggio mi sa di sconfitta. Perché noi giocavamo pareggio al 94esimo No, ma noi non dovevamo arrivare al 94esimo a perdere 1-0 con la Cireale, a mio avviso, perché purtroppo la squadra della Cireale è una squadra con molti giovani, c'ha parecchi under, noi nelle ultime posizioni di classifica, noi dobbiamo per virgolette tentare di vincere questo campionato, quindi dobbiamo con queste partite, non dico vincere a mani basse, perché a me va bene 1-0 al 90esimo, però dobbiamo farlo sto gol al 90esimo. Quindi lo prendiamo e buonanotte. L'unica cosa che io ho visto molte partite anche fuori casa del Cosenza, un pochettino gli under, giustamente, avendo fatto la squadra, è sempre il solito ritornello, siamo partiti in ritardo, la preparazione, forse i giovani non hanno tutta questa esperienza, perché giustamente essendo giovani non hanno l'esperienza. Poi noi ci ricordiamo chiaramente i De Rosa, i Dandi, i Bernardi, eccetera, eccetera, li confrontiamo, non troviamo quei giocatori. Io un problema che vedo dell'organico del Cosenza, secondo me, a mio avviso, che non abbiamo giocatori di ala che possono aprire il gioco, una prima punta alta che possa fare qualche spizzicata, alzare la squadra quando è in difficoltà. Quindi secondo me, mo dobbiamo fare di necessità virtù, ma a dicembre secondo me bisogna prendere, dico, dei giocatori, come far capire i simboli dei giocatori che vanno presi, a mio avviso. Uno Ciuzzi è un coso, cioè un giocatore alto che fa gol, che è prima punta, no? Perché Tedesco non è, secondo me, una prima punta, è una seconda punta, si ammazza, fa quello che può, però non è uno che c'è il senso del gol. Invece cosa noi lo ricordiamo, l'abbiamo visto tanti anni, è uno che proprio in questi campionati fa 20 gol a campionato, perché non possiamo vivere, a mio avviso, solo su Mocero, perché o ti fa 100 gol in questo campionato, perché purtroppo poi giustamente ci sono le squalifiche, Mocero ha bisogno di una spalla per poter dialogare, eccetera eccetera. Quindi secondo me a gennaio c'è bisogno di un'ala che nelle partite difficili ti apre il gioco, e una prima punta che realizzi e faccia zero la squadra. E questa è una cosa tecnica che volevo dire. Una cosa che volevo dire sulla società: per me i biglietti vanno un po' abbassati, sono alti.
a mio avviso. Uno, per la congiuntura economica che stiamo vivendo, ed è una congiuntura grave. Due, noi veniamo da anni repressi. Vorrei ricordare al pubblico che noi negli ultimi 2 giorni abbiamo avuto 3 fallimenti e 2 retrocessioni. 3 fallimenti, perché non sono stati 2, siamo falliti 114. Poi la S Cosenza di Indrieri, però noi non ce ne siamo accorti perché è arrivato il Rende e l'ha sostituito, ma siamo falliti, sì. E poi è fallito il Rende che era diventato Cosenza. Quindi un pubblico così, più di questo, e negli ultimi 2 giorni abbiamo fatto 6 anni di serie D, quindi ci abbiamo fatto proprio le pene, abbiamo passato proprio le pene dell'inverno. Quindi le persone giustamente non ce ne sono più affezionate a Cosenza, oppure sono scoraggiate, sanno che poi, dicono, se uno va a parlare a Cosenza, sì, ma noi li ripigliamo, poi dopo 2 o 3 anni arriva uno, rompe il giocattolo, li ripigliamo da zero, e tutto qua, perché c'è... Massimo, hai 30 secondi, perdonami, 30 secondi e concludi. Quindi secondo me, dico alla società, avviciniamo alla società, andiamo nelle scuole, cerchiamo nuovi tifosi e abbassiamo un po' i prezzi per la congiuntura e perché il pubblico del Cosenza ha un po' sofferto. Io ringrazio come sempre, arrivederci. Ciao Massimo, allora una cosa l'ha detta giustamente, sì, io ho scritto sulla mia bacheca appena finita la partita un pareggio che sa di vittoria, perché in effetti quando si pareggia si segna al 93esimo e qualche secondo, beh, c'è l'esplosione della contentezza, però una cosa giustamente l'ha detta, cioè il Cosenza doveva fare la partita, realmente l'ha fatta, poi in 10 era, però bisognava vincere questa partita, no, se non vinci queste di partite, sì, per vincere il campionato, quale vai a vincere? Non ci sono dubbi, infatti io all'inizio ho sottolineato che questa era una partita sulla carta, doveva regalare 3 punti al Cosenza. Quindi io credo che abbia fatto tutto per poter vincere. Con l'Interreggio dove? Però con l'Interreggio era già una partita diversa, sì, anche perché scherzo, l'Interreggio certo. Comunque è una brutta carta da pelare per tutti i quanti. No, nel senso che sulla carta in Serie D sappiamo perfettamente che non c'è nulla. No, ecco. Non c'è nulla, però magari se uno stila una tabella di marcia ad Acireale, 3 punti li può magari, sì, li può contare. Con l'Interreggio si sa che è una squadra ostica dalla quale, non dico che il match deve essere la tripla, però... che può scappare un pareggio, non è del tutto certo. Forse c'è un'altra telefonata. Sì. Pronto? Mi dispiace di avervi interrotto, sono Franco Pasquale, buonasera. Ciao Franco, come stai? Ma buon raffreddato. Allora, io vorrei sapere, un salernitano, no, perché lui, allora, non so come definirlo, veniva spesso anche in trasmissione sulla nostra seconda rete, però quando parliamo di calcio io e lui tra virgolette cozziamo, perché lui è un tifoso della Salernitana. No, della Nona Salerno, come si chiama adesso? No, non mi fai uscire più di casa adesso. Sto scherzando. È l'amore del Siete, no, non vorrei. No, intanto complimenti, insomma, sei sempre meraviglioso. Oh, troppo buono. Tu e la tua trasmissione, il tuo ospite e tutti i telespettatori e i tifosi del Cosenza. No, e a parte il piacere di salutarti. Volevo dirvi una cosa bella fresca, ma ci vuole. Sto tornando da San Pietroburgo, in nord della Russia, e ho trovato, serve un po' da incoraggiamento, insomma, casomai, no? Un cosentino, ma no cosentino di origine, insomma, tifoso del Cosenza. Teneva lo stemma. Quando io l'ho visto, scusi, ma lei, diciamo, io sono tifoso del Cosenza, in un inglese molto russo, quasi finlandese, è tifoso del Cosenza, qui, cioè, a me già era capitato a Toronto, insomma, trovare uno che mi ha regalato un distintivo del Cosenza. Lo stemma del Cosenza. Adesso trovarlo quasi in Finlandia, ho detto io devo telefonare, devo dire se c'è un tifoso in Finlandia che non è nemmeno Cosentino, significa che Cosenza merita, come ha sempre meritato, e sicuramente lo vedremo in Serie A. Io vi saluto, vi ringrazio. Ciao Franco, un abbraccio. Mi hai ricordato una cosa, apro e chiudo parentesi, però era troppo bella. Fino a 5-6 anni fa facevamo degli speciali a Sanremo, io partivo, andavo al nostro operatore, andavamo lì a Sanremo, facevamo uno speciale, e ricordo che eravamo vicino alla passerella davanti all'Ariston, facevamo delle interviste, in un certo momento, ad una volta, ad un tratto ho visto una carovana rosso-blu con le bandiere, e il Cosenza, non ricordo se giocava col Genoa o con la Sampdoria, se non mi sbaglio anche in serale, i ragazzi, i tifosi ultra, hanno trascorso il pomeriggio, adesso non ricordo l'orario, però le giornate,
ci vedevi lì, cioè che tifosi cosa c'entrava, tutte quelle bandiere, è stato bellissimo perché ne vedi i tifosi tutti i giorni, però quando sei lontano da casa, vederli ha sempre mi fa un effetto davvero particolare, anche in questo caso. La ricordo in prima persona quella giornata. Perché? C'eri? Ma ricordi che c'ero, ecco, vedi, quanti anni avevi? 16, 17. Ah, giuro, non lo so. 18, se non mi ricordo. Ah, ricordi, c'eri anche tu, vedi, in combinazione stavamo parlando della stessa cosa e ci siamo ricordati. Di quanto però sia bello andare fuori e riconoscersi, vabbè lì era difficile non riconoscersi perché eri di bandiere. Allora, intanto scusami, abbiamo parlato di Patania, ma sì. Sta settimana Patania si è un po' arrabbiato o no? Cioè, forse troppe parole secondo... Forse troppe parole. No, in questo senso ci mancherebbe altro. Forse troppe parole. Senti, tra poco sentiremo il tecnico dell'Acri, inevitabilmente, con molto piacere, dico io, questo Acri in testa alla classifica. Sì. Molto piacere nel senso che è normale che ognuno di noi vorrebbe che ci fosse il Cosenza, ma se proprio deve essere qualche squadra, insomma è meglio che sia l'Acri, meglio l'Acri che il Messina. Ferraro, certo. No, l'Acri ha fatto un ottimo lavoro. Io credo che dopo il match di Coppa Italia contro il Cosenza nessuno avrebbe scommesso un centesimo sull'Acri in testa alla classifica dopo 8 giornate di campionato, con 5 risultati utili consecutivi, anzi 5 vittorie consecutive, aver battuto Cosenza, batti Pagliese, Adrano, Messina. Quindi non possiamo che davvero fare i complimenti al mister Ferraro, fare i complimenti alla società, fare i complimenti alla squadra dell'Acri che sta dimostrando... mi hanno detto che è linea. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio. Allora mister, noi la settimana scorsa la promessa ce l'avamo fatta. Intanto ci diciamo che se dovesse andare bene domenica ci risentiamo anche lunedì pomeriggio, va bene? Chiaramente per me non è un augurio, ma le dico che qualora dovesse andare anche male accetto ugualmente l'invito, perché non bisogna partecipare solo quando si vince. Ma meglio di così, guardi, più gentile di così non poteva essere, perfetto. Allora no, io spesso e volentieri, poi soprattutto per i tecnici, perché magari... Lei di dov'è, mi scusi? Polistena. Ecco, ci vuole un'oretta per arrivare a casa, quindi spesso e volentieri... No, ci vuole di più, ci vuole ecco, di più. Qualche, ecco, Acri, in genere il lunedì magari uno preferisce stare a casa, quindi può essere, tra virgolette, quando c'è qualche turno infrasettimanale mi deve promettere che viene in trasmissione, va bene? Va bene. Va allora bene. Intanto mi dica la verità, come ci si sente da lassù? Ma non si soffre sicuramente di vertigine, anche perché nel campionato di calcio quello che conta è la classifica alla 34esima giornata. In questo momento siamo sicuramente contenti di quello che stiamo facendo. Non è per gli altri muta tanto, per noi io credo che per gli addetti ai lavori comunque gli obiettivi non devono mutare, almeno gli obiettivi primari. Sicuramente so che nel calcio di settimana in settimana cambiano gli umori, ma questo, ripeto, non deve essere quello che accade tra gli addetti ai lavori. Sicuramente sappiamo che stiamo facendo qualcosa di importante, ma l'importante, mi creda, l'importante di quello che stiamo facendo lo si capisce per l'aria che si respira nella settimana nella cittadina di Acri, dove io vivo, in quanto non faccio la pendolare ma sto ad Acri, chiaramente. E la cosa che dico è che la gente, la popolazione di Acri veramente aspetta la gara domenicale come una festa, e questo credo che sia... abbia una valenza importante e non sia di poco conto, perché attraverso il calcio credo che stiamo regalando qualche emozione a della gente che comunque oggi cerca di attaccarsi alla qualunque pur di trovare un sorriso. La partita di ieri ci fa un resoconto sui 90 minuti disputati ieri? Sì, guardi, ieri per me abbiamo incontrato la squadra che ad Acri ha giocato... dal punto di vista del gioco mi è parsa la squadra più bella, diciamo. Quindi così. Non a caso era in testa alla classifica? Guarda, io credo poco al caso, anche se ripeto, la testa alla classifica, anche alla 34esima giornata chi sarà in testa alla classifica non sarà per caso. Sicuramente è una squadra in questo momento, non è partita per vincere il campionato, però è una buona squadra, una buona organizzazione di gioco, sicuramente nella prima parte... E a parer mio non siamo stati più incisivi, più aggressivi, abbiamo creato qualcosina in più e siamo andati meritatamente in vantaggio. Nella seconda parte c'è stato un loro ritorno, è vero che in termini di conclusioni non abbiamo sofferto più di tanto, però qualche condizione non ottimale di alcuni miei calciatori e forse anche qualche mio cambio affrettato stavano complicando la vita, però è andato bene. Però è anche simpatico, è umile sentire anche qualche mea culpa.
Eh beh sì, guarda, sai, poi gli altri di solito ti esprimono giudizi e considerazioni sui tecnici sempre in virtù di quello che è un risultato finale, per cui quando vinci tutti dicono che hai fatto tutto bene, ma non è così. Prima di darle, di farle fare una domanda anche da Antonio Clausi di Calabreola, intanto domenica comunque c'è un altro scontro al vertice perché giocate a Palazzolo se non mi sbaglio, vero? Sì, sì, sì. Che insomma 15 punti in classifica, siete lì. Anche lì una bella tosta di partita. Ma assolutamente sì, guardi, ma io credo che veramente nelle 8 gare disputate fino ad oggi, cioè stento a ricordarmi una gara che non sia stata difficile, anche perché giocatori importanti li hanno tutti e la cosa che intendo a sottolineare è che al di là dei giocatori magari a volte che hanno un passato più illustre e quindi sono più conosciuti alle grandi platee comunque, ma spesso trovo dei giocatori comunque che magari hanno militato in categorie inferiori che comunque sono dei giocatori importanti. Infatti dico la verità, nel calcio guardi, credo che io credo molto nell'importanza della storia come memoria, però nel calcio credo che sia fondamentale quello che tutti noi siamo oggi, non quello che abbiamo fatto ieri. La storia ha una rilevanza diversa sul valore delle persone fuori dal calcio. Nel calcio credo che non sia tanto importante che uno sia stato un buon giocatore, importante è quello che riesce a dare ora. Per cui spesso trovi dei giocatori non ancora affermati, diciamo, per tanti addetti ai lavori, però sono dei giocatori importanti. Io vedo dei giocatori importanti in tutte le squadre. Mi permetto di dire questo perché, seppur da spettatore, cioè nel senso che sono stato persiano alla Regina, quindi insomma ho visto un po' di gente, anche gente di Serie B, li ho visti sempre, diciamo, ad un palmo di naso, neanche allenati. Dico che vedo gente in queste categorie che personalmente mi hanno molto sorpreso e che ritengo che veramente nel vissuto di ciascuno di noi gli incontri fortunati possono veramente determinare un percorso piuttosto che un altro. Tradotto, vedo gente all'interregionale che per il mio potrebbe giocare in Serie B, ma sicuramente senza standoci alla grande. Antonio Clausi. Mister, buon pomeriggio e complimenti innanzitutto. Grazie. Volevo farle una domanda. Lei ha incontrato diverse squadre definite, diciamo, big per il campionato, indicate inizialmente agli addetti ai lavori come le possibili candidate al salto di categoria. Secondo lei qual è la formazione, dopo averle affrontate, che potrà arrivare prima delle altre e qual è quella che le ha impressionato maggiormente? Allora, guardi, siccome poi la gente memorizza, no? E la stessa domanda mi è stata fatta alla sua collega la scorsa settimana, e allora dissi che Interreggio e Cosenza erano due squadre che a parer mio avevano tutte le carte in regola per poterle vincere. A queste si aggiunge sicuramente il Messina che non mollerà fino alla fine. Io ribadisco comunque che per me la squadra non considerata big ma in campo è stata la squadra che dal punto di vista del gioco mi ha impressionato di più è sicuramente la Treno di ieri. La ringrazio. Prego. Mister, allora noi ci risentiamo la settimana prossima, porta bene. Sì, io lo dico, poi non me la chiamo perché se dico a prescindere me la chiamo. Va bene, perfetto, la ringrazio, in bocca al lupo. Grazie. Allora, Joseph scrive sulla nostra bacheca del fan club, ricordiamo www.facebook.com/teleuropanetwork sulla bacheca, ripeto, del fan club. Quando si gioca un campionato si vince, si perde e si pareggia. Per come è maturato il pareggio di ieri è un punto d'oro. Altri pochi secondi ancora ed oggi si parlava di un'altra sconfitta. Poi Pierluigi è contento, grazie, per fortuna, insomma, domenica manca Fiore, chissà, ritorniamo a vincere. Cosa pensi di questa cosa? È un'opinione personale. No, certo. Adriano Fiore è una pedina fondamentale in questo Cosenza, è una pedina che non scopriamo di certo noi, che sta dando un apporto, come dire, oscuro alla squadra, nel senso che magari non è eclatante, come, perché magari non ha trovato la via del gol, però il lavoro che fa in campo Adriano è importantissimo. Sicuramente avvertiremo la sua assenza domenica, però non ho dubbi che Patania riesca a trovare nuovamente un assetto di formazione tale che possa sopperire alla sua e a quella, all'assenza di Mocero. Senti, sulla Juniores? La Juniores è un capitolo bello, perché comunque è una squadra che sta facendo la voce grossa nel campionato di appartenenza, prima in classifica, e come il Cosenza ha pagato lo scotto alla prima giornata di campionato quando mister Altomare, qui è guidata la Luca Altomare. Ah, Luca Altomare, sì. Perfetto. E dove mister Altomare aveva iniziato da poco a lavorare con questi giovani
ha perso in casa, poi non si è più fermato. Com'è che si dice, la prima dei fessi è andata male. Esattamente, la prima è andata male, le altre le ha vinte tutte. Il Cosenza quindi ha scalato le posizioni della classifica, e il settore giovanile sta viaggiando a gonfie vele, c'è il presidente Candelieri, curato in prima persona anche dallo staff di Stefano Fiore, Aristide Ronetti, non dimentichiamo il presidente Perri che ha messo a disposizione la struttura della Real Cosenza, è lì che si svolgono le gare casalinghe dei Lupacchiotti. Credo che sia il fiore all'occhiello di questa società, un settore giovanile che invidiano in molti perché probabilmente funziona, darà frutti ed è gestito da persone senza macchia e da persone che comunque sono apprezzate unilateralmente da tutti quanti. Senti, prima della pubblicità, pubblicità no, tu te lo chiedo dopo, linea regia Luca Chito tra poco. Rieccoci nuovamente con la seconda parte del... sì, perché mi sono ricordata. Cioè, neanche tre secondi. Prima con chi giochiamo domenica? Con l'Interpiana. Cittanova Interpiana. Cioè, vabbè, dove si trova? Cittanova. No, dico lontano da Rosarno. Qua. Rosarno. Quale parte là? Per capire quanti tifosi potevano venire. A Cosenza? Ce n'ha tifosi? 7, 8. No, dico 7, 8 in trasferta. Come i tifosi dell'Interreggio magari, credo non di più, dico si muovono, sì, con un altro derby, quanti derby ci sono quest'anno? Aspetta. 5 derby. 5, ah vabbè, io ero andato a fare un calcolo, ma tu eri già bello e pronto. Senti, prima di rientrare un attimo a parlare del campionato, vabbè, questa domanda non vogliono che la faccia, pronto? Sì, pronto. Salve Patrizia, sono Mimmo Musacchio. Mimmo, io so che tu sei andato da Cereale. Beh, vabbè, come ti sei armato? Da... Certo. Di certo, bagagli e bagatelli, non peraltro. Certo, con Torino Tocci e con Boldino e via di sei. Insomma, siamo andati a Gianfranco Caputo in macchina e insomma è stata una bella 4 ore. Certo. Allora chiedo a te, scusami, allora, 2 punti persi o il punto guadagnato? Beh, secondo me è un punto guadagnato. Io non parlo dei 2 punti persi, io penso che sia stato un punto poi alla fine guadagnato in una partita perché è stato colto in zona Cesarini, no? C'è stato quell'Eurogol di Romano contro, secondo me, una delle peggiori squadre che abbiamo incontrato finora. Una squadra, quella peloritana che era Patrizia, che non ha mai vinto una gara interna, tuttora c'ha in casa. Ci stava riuscendo con noi. E perciò col Cosenza per poco il colpaccio, responsabile assoluto, e questo lo dico, questo lo devo dire ad Antonio, perché è il mio caro amico che è qui con te, perché sicuramente da come ha detto qualche cosa, insomma non ha visto la partita, cioè non era presente, e devo dire che il Douglas è stato uno dei peggiori in campo, con quel liscio clamoroso, non soltanto per il liscio, cioè quella è stata una scelta che non è una scelta sbagliata, quando poi avevamo altri giocatori che potevano giocare. Per me è stato un errore del tecnico Patania, che non è veramente l'ultimo, pensando poi che avevamo a disposizione sia Veronese e che il ristabilito Biondo. E poi c'è un'altra cosa, caro Antonio, ti voglio dire una cosa, del tecnico, all'ultimo era già pronto il grido di salta la panchina, se ancora non lo sai, io mi trovavo tra i tifosi e a fianco a me c'era Miliccio, che può confortare quello che ti stavo per dire io. Poi Romano è insaccato la palla e allora... la situazione si è... sono rimasti a sa, invece di... No, perché 2 sconfitte di seguito non avrebbero avuto attenuanti. Contro l'Interreggio la scusante del tecnico è stato dei carichi di lavoro. Io l'ho messo tra virgolette, cioè lo dico tra virgolette. E la partita di ieri dovevo vedere poi quale sarebbe stata la scusante. Guarda, è stato proprio... Comunque, l'unica vera occasionissima, diciamo, nel primo tempo... Al che si dicono tutte le croniche, è stata quella di Mocero che in una bella posizione si è trovata tu per tu col portiere, il portiere è stato anche bravo a prendere quel pallone. Poi gli altri sono stati
tiri così, cioè cose che possono succedere durante una partita. E non traghi in inganno i 15 calci d'angolo che ci sono stati, che abbiamo calciati. Insomma, la squadra ha i difetti di sempre, guarda. Bloccato Mocero è il buio più completo. Tedesco, ancora una volta, questo lo ribadisco, ha dimostrato che tutto può essere perché un attaccante. Una prestazione molto mediocre. Il Cosenza, giusto come ha detto pure Antonio, si era presentato con questo modulo 3-5-2, aveva schierato però Fiore centrale di centrocampo, il quale, caro Cosenza, non è mai entrato in gioco ed addirittura al 20° del secondo tempo si era fatto ammonire per quelle proteste. Ora ti spiego le proteste. Le proteste erano per un fallo laterale sulla parte, dalla parte dove eravamo noi, cioè di fronte dove eravamo noi, che è andato dall'arbitro a protestare inutilmente per quel fallo, che c'è per un fallo laterale che ne poteva pure fare a meno. Poi ci ha fatto rimanere per 25 minuti in 10 uomini. E guarda caso abbiamo giocato meglio in 10 uomini che non in 11. E poi domenica, come giustamente hai detto tu, sarà squalificato e finalmente entrerà Biondo. Allora questo te lo dico perché io, siccome Biondo l'ho visto nell'allenamento, l'ultimo allenamento prima, è in grande forma e penso che questo giocatore, che domenica sicuramente sarà in campo, avrà la maglia di Totola e di titolare. Non penso che forse qualcuno poi gliela possa togliere. Lo dico ora, poi ci sentiremo più là. Vabbè, noi ci sentiamo, vabbè, mercoledì. No, per terminare, no, termino di 15 secondi. Vabbè, sarà squalificato pure Mocero perché per una veniale ammunizione. Vabbè, sempre che rifamo una veniale ammunizione. E Rapisardi davanti ai suoi giocatori è stato uno dei migliori dei nostri. E Romano ha disputato quella ripresa da 7, mentre la difesa è stata molto statica contro una squadra che vantava attaccanti di eccellenza, cioè eccellenza di squadra di eccellenza, perché non aveva proprio. Tu pensa che i suoi attaccanti, nessuno di loro ha segnato due reti, nessuno è arrivato a due reti, perciò era una squadra molto molto mediocre. Insomma, manca la vera punta, il centravanti che possa fare la differenza. Mercoledì prossimo parleremo dei controlli che ci ha fatto la polizia, come sono stati fatti, delle perquisizioni e il prezzo del biglietto che per gli ospiti che siamo andati a fare. Quanto è costato? 5 euro. Eravamo io e Miliccio che eravamo a fare. Buono, è buono, no? Sì, certo, questo per farti vedere che 5 euro, cioè era un prezzo che, e giustamente come ha detto quel ragazzo, quel tifoso, non lo so, che ha parlato prima, ha detto, beh, sono fatto dei biglietti, una cosa è nata, beh, se qualche cosa si vuole fare, si faccia pure questo. Però poi parleremo pure di quelle delle partite. Parleremo mercoledì sulla nostra seconda rete con l'appuntamento di Spazio Libero. Ciao Mimmo! Arrivederci, un saluto ad Antonio. Ciao. Senti, Tedesco 2 punti. Tedesco 2 punti. Punti a capo. O punto esclamativo. Ma non è una prima punto punta. Interrogativo. Guarda, Tedesco è un calciatore che si sacrifica molto per la squadra. Quando indovina la sponda giusta, riesce sempre a liberare il compagno al tiro. Contro l'Interreggio ha, diciamo, propiziato l'assist per Mocero, che poi si è procurato il calcio di rigore. Anche ieri ha indovinato una sponda giusta e Mocero si era inserito tra i due difensori. Non ha le doti da prima punta, non è l'attaccante da 18-20 gol, non è magari neanche l'attaccante da 12 gol. È più una seconda punta, un attaccante di spalla, però a chi? Quello è il discorso. Certo. Il problema è che strutturalmente al Cosenza manca una prima punta. Però a questo punto si apre una parentesi dove, per chi ha la memoria corta, va detto che chi ha fatto mercato secondo i dettami e le indicazioni della società, rispettando dei parametri, rispettando dei budget. E con quei parametri, con quei budget, ha fatto il massimo. E la squadra che è venuta fuori è una squadra, comunque, non ci nascondiamo, un'ottima squadra. Certo. Cioè, dove la squadra titolare può essere sicuramente... Senti, l'unico neo di cui si parla proprio è il fatto di Occhiuzzi. Parliamoci chiaro. Cioè, Roberto Occhiuzzi è una cosa che non è, molti tifosi non l'hanno digerita. Lo so, è una scelta tecnica dell'allenatore. Io non cioè, nessuno può dire ha fatto bene, ha fatto male. Cioè, alla fine... Da ciò che so io, Roberto era risultato uno dei migliori nei test atletici, sì, effettuati,
Quindi nel momento in cui appunto non rientrava fisica, nei piani, probabilmente non rientrava nei vabbè, piani. Mi pare che non abbia fatto neanche tanto mistero, non è un no, no, ecco. No, probabilmente, ribadisco, non rientrava nei piani del tecnico. Nel momento in cui c'è un allenatore che decide, è giusto che decida lui. Non cioè, è, certo. Cioè il problema non nasce in base agli umori delle persone. No, ma io credo, vabbè, Roberto è una persona molto intelligente e ha capito sì. immediatamente come stavano le cose. Ho avuto modo di sentirlo il giorno in cui gli è stata comunicata, anzi, in cui, il giorno in cui la Turris gli si è fatta sotto richiedendolo e lui ha fatto presente che aveva questa opportunità e gli è stato detto di coglierlo al volo perché magari a Cosenza non avrebbe avuto lo spazio che avrebbe avuto lì in Campania. Credo che un calciatore come Occhiuzzi è valido, non ce ne sono dubbi, però nel momento in cui l'allenatore preferisce puntare su altri calciatori, credo che anche il calciatore stesso in questione debba prenderne atto e fare le proprie valutazioni, così come ha fatto Roberto. Senti, la domanda finalmente la poniamo, però a me questa benedetta domanda mi fa sorridere, perché mi sembra una comica questo fatto del marchio. Com'è la situazione? Intanto dobbiamo aspettare quale giorno di novembre? Il giorno di San Carlo. Entro quella data l'amministratore unico Eugenio Funari raccoglierà le offerte, l'Ecco Senza 1914 raccoglierà le offerte per il marchio. Sappiamo che c'è l'interesse concreto di Pino Citrigno, perché lo ha dichiarato apertamente a mezzo stampa. Lo stesso Citrigno ha ricevuto la benedizione da parte di Palazzo dei Bruzzi in quanto persona gradita a custodire il marchio del 1914 e a cederlo quando la città, l'amministrazione comunale, la società lo riterrà più opportuno. Vediamo se il giorno 4 ci saranno anche altre offerte che arriveranno sul tavolo di Funari e poi... Tu sappia la nuova società interessata al marchio? Io non, questo non lo so dire, so che per ora non c'è nei programmi di acquisire il marchio del 1914, però credo che sia un passo, a mio avviso, quasi dovuto, perché a 3 anni dal centenario non si può sicuramente far cadere nel vuoto un marchio storico e un marchio che comunque sta a cuore a tanti tifosi del Cosenza 1914 e del Cosenza sostanzialmente, perché il Cosenza è uno solo. E poi non dimentichiamoci che ogni partita in casa e in trasferta gli ultra, ovvero le ragazzi che non mancano mai né al San Vito né altrove, dispongono i loro drappi attorno allo stendardo proprio che reca la dicitura 1914. Credo che sia un segnale inequivocabile. Senti, prima sentiamo la telefonata. Pronto? Buonasera. Tonino. Ciao, buonasera. Pure tu hai impiegato 4 ore a ritornare. Eri con Mimmo sì. e con Aldo. Sì, sì, sì. Allora. Eravamo insieme. Dimmi. Pronto? Mi senti? Ti stavo dicendo, sì. Scusami, pensavo stessi aggiungendo qualcosa. Io faccio la stessa domanda che ho fatto naturalmente a Mimmo. Che magari 10 persone vedono partite diverse e hanno humor diversi. Un punto guadagnato o sono 2 punti persi perché non si è vinto da Cireale? Per me assolutamente 2 punti persi perché la Cireale, assolutamente è una cosa che... Non so come fare a fare questo campionato, questa squadra. E noi siamo riusciti a farlo diventare campione, purtroppo. Perché la partita l'avevamo persa, parliamoci chiaro. Se non era per quel bel guizzo del nostro portiere Franze, che è riuscito ad andare sulla tre quarti di campo e a fare un bel passaggio a Romano, che poi Romano ha fatto un grandissimo gol, noi avevamo perso una partita con una squadra proprio di... Ho vergogna a dire che questa è una squadra di calcio. Addirittura? Per quello che ne capisci, sì, assolutamente, perché non si può giocare in quel modo. Non si può giocare in quel modo. Quindi tu sei molto arrabbiato. Ho fatto, guarda, un punto, che all'ultimo tu fai un gol, guadagni un punto, una partita persa dovrebbe entusiasmo. A me non una virgola. Cioè, io quasi non, perché nei primi 10 minuti noi potevamo fare 2 o 3 gol. Senti, scusami, ma che cos'è che non ti è piaciuto della squadra? Ma proprio non mi è piaciuto... Cioè, perché a quanto intanto... pare, il Cosenza, lo dicevamo anche all'inizio con Antonio, il Cosenza ha giocato alla porta. Sì, ma ha giocato alla porta, ma non vinta.
Cioè noi abbiamo preso, l'avete visto il gol che l'abbiamo preso? Sì, sì. E come l'abbiamo preso? E che cosa ha combinato quel giocatore che ha giocato, che il mister probabilmente lo vede tutta la settimana, lo vede bene, poi la domenica questo qui non lo so, viene meno. Però non si può presentare un giocatore come Douglas nel modo più categorico. È una vergogna, perché si va a sobbarcare chilometri e chilometri, che non sono solo gli ultra, voglio dire ad Antonio che saluto, che vanno anche quelli che sono ultra con i capelli bianchi, fuori e dentro. No, nel senso che gli ultra, quello, mi sembra che tu abbia detto, sono anche quelli con i capelli bianchi. Assolutamente. Lo sai, Tony, io ti considero gli occhi del tifoso del Cosenza. Quindi, sì. Poi, l'ho già detto più Antonio di una volta. È sempre un amico, ci mancherebbe. No, io ho potuto fare una battuta, questo, lo so che lui a noi ci pensa spesso, ci mancherebbe altro. E dunque non si può nel modo più assoluto fare di l'uomo ti parte la mattina presto per tornare la sera tardi, poi per vedere all'opera quelle cose lì. Io sono scontento, guarda, sono scontentissimo, non mi sarei mai immaginato, io ci avrei scommesso chissà quanto per la vittoria del Cosenza ieri, perché ero tranquillo e sicuro che il Cosenza... Senti, ma gli altri che erano presenti cosa pensavano? Non lo so, che c'è qualcosa che non va, perché qualcosa non gira, non lo so. Io per esempio capisco poco di calcio, però quel Douglas non lo vedo. Il Provenzano che mi gioca davanti alla difesa non lo vedo. Quello, io vedo un giocatore che deve giocare dietro le punte, non davanti alla difesa, Alessandro Provenzano, secondo me. Perché sa tirare in porta, sa passare, sa smarcare, sa fare, non può stare che partendo dalla difesa arriva in aria e si arriva a pompare e con le idee non lucide, quindi magari poi sbaglia il passaggio facile, perde la palla facilmente. Secondo me lo stiamo un po' deprezzando questo giocatore, perché non può giocare davanti alla difesa. Un talento di quella portata. Poi il mister va a vedere cose, lui è il mister, si assume. Difatti i risultati sono questi, però. I risultati del Cosenza sono questi qua. Tonino, speriamo domenica, un altro bel derby. Domenica ti fate voi che io non ci sarò. Ah già, tu parti, vai a trovare i nipotini, li avevo dimenticati. Parto poi domani. Bocca al lupo allora, ciao, buon viaggio. Grazie, grazie. Ciao Tony. Ciao. E come voleva si dimostrare, 10 teste vedono 10 partite diverse e Tonino era molto arrabbiato sulla partita di ieri. È sempre il discorso del bicchiere mezzo pieno. Senti, invece Elio, zio del Principato, facendoci al discorso che abbiamo fatto anche prima, ma Patania osserva i ragazzi di Cosenza che giocano nella Juniores e i cosentini in tribuna e il brasiliano in campo. Non dici niente. Io credo che un calciatore prima di essere mandato in campo per 90 minuti in un match ufficiale venga osservato in allenamento, certo. Non uno, ma 10.000 volte. Anche perché penso che l'allenatore non voglia che perda la propria squadra. È normale. E quindi nel momento in cui c'è da fare una scelta, non credo che vi sia un allenatore che faccia quella peggiore. Per quanto riguarda i calciatori cosentini che vanno in tribuna, evidentemente il mister reputa che al momento non possano dare ciò che dà chi va in campo. È fuori di dubbio, adesso è troppo facile sparare addosso alla Croce Rossa, in questo caso Douglas. Cioè, è fuori di dubbio, cioè, ha commesso un errore talmente banale che diventa automaticamente il bersaglio preferito. È un po' la goccia però, perché altrimenti non si spara. Sì, è normale, anche perché comunque probabilmente, ribadisco, il Cosenza ha avuto 3 pecche, non aver concretizzato la mole di gioco, l'espulsione di Renato Fiore e l'errore di Douglas. Se sulla prima si può fare un discorso tecnico, ci sta, però sull'espulsione di Renato Fiore e l'errore di Douglas sono due errori di singoli. Cioè, non c'entra né l'allenamento che si compie durante la settimana né qualsiasi altra cosa. Certo. Perché nessuno può immaginare che Douglas cicca una palla oppure che Adriano Fiore riceve un cartellino rosso dall'arbitro per una frase magari sopra le righe oppure interpretata male dall'arbitro.
sono variabili aleatorie che non possiamo di certo aspettarci. Allora, sono d'accordo con l'ultimo intervento, a scriverci è Serafino. Patania fa sbagli a Iosa, il più eclatante, aspettate mi devo avvicinare perché ho il PC piccolo oggi, perseverare con Douglas, come dicevano i saggi latini, repetitivament, va bene, negli ultimi 10 anni, aspettate un attimo, facciamo una cosa, mi avvicino perché ha scritto un po' più degli altri, una cortesia, scrivete in maiuscolo così non ho difficoltà nella lettura. Negli ultimi 10 anni mezza carriera per un allenatore, 4 anni in attivo ed esoneri a Gela, Gallipoli, Messina, Chieti e Perugia, altro che si fanno troppe parole o dobbiamo sentire la solita insomma arrabbiata che i processi si fanno all'ultimo, qui ho dovuto correggere e usare un eufemismo, intervenire fin quando si è in tempo. Poi Pierluigi, lo leggiamo dopo, pronto, se scrivete in maiuscolo per favore, solo per oggi, pronto? Pronto, salve, buonasera, sono Luigi, un saluto a tutti voi. Buon pomeriggio, Luigi. Salve. Guardi, io volevo fare delle considerazioni che, come giustamente diceva lei, ognuno le partite le vede in un modo o non le vede in un altro modo. Io ieri purtroppo non sono potuto andare a seguire la partita, però diciamo finora ho seguito tutte le partite in casa e anche sono andato a vedere la partita a Nice e la partita a San Biase. Ah, pensavo ad Acri. Anche ad Acri, mi scusi, ed anche ad Acri. Cioè, i cosentini sono andati tutti. No, è perfetto, perfetto. E quindi, diciamo, le ho viste quasi tutte, certo. Direi. Ecco. Ora ho visto, ieri ho sentito ovviamente la radiocronaca e ora sto vedendo le immagini della partita. Come giustamente diceva il valente giornalista, cioè è chiaro che un tifoso vorrebbe sempre vincere le partite e magari vincerle anche facendo un tiro e subendone 20, perché diciamo se l'obiettivo è quello di salire a campionato, cioè è ovvio che noi ci auguriamo questo, però onestamente io vedendo le immagini, sì, da tifoso, cioè come ripeto, cioè statisticamente quell'errore che ha fatto Douglas, piuttosto che diciamo Fiore con giocatori di esperienze che si fa espellere per un fallo laterale, che accadino nella stessa partita è veramente altamente improbabile, però sono avvenute. Però di contro io penso che per l'organico che è il Cosenza c'è stato un netto diciamo possesso di palla. Mi pare che le azioni, io non sto vedendo un tiro da parte della Cireale, oltre che no, quel è vero, gol. È vero. Per cui voglio dire, io penso che i tifosi devono essere positivi e non disfattisti, cioè nel senso che anch'io mi rendo conto che nell'organico della squadra manca sicuramente una prima punta. Probabilmente può mancare anche qualcosino d'altro, perché magari nell'organico globale diciamo gli over che potrebbero sostituire i titolari forse sono pochini. C'è anche da dire che comunque ci sono dei giocatori tipo Alessani che dicono che sia un ottimo giocatore, perlomeno chi l'ha visto in allenamento, che però purtroppo diciamo ad Acri l'abbiamo visto 12 minuti, 15 minuti e poi si è infortunato. Io penso che la società quest'anno, o perlomeno me lo auguro, sia composta di persone serie, e d'altronde non penso che Stefano Fiore, che con la sua esperienza e la sua caratura anche nazionale e internazionale, si metteva in un progetto del genere, soprattutto dopo la delusione passata, con persone non affidabili. Per cui io direi che in questa fase dobbiamo cercare di fare ovviamente il maggior numero di punti possibili, e io sono abbastanza possibilista su questo. Poi sono convinto che la società farà le sue giuste valutazioni e nel mercato di dicembre potrebbe, come penso, puntellare la squadra, anche perché un'ultima considerazione, avendo visto un pochino le immagini, io ovviamente vi seguo sempre, anche delle altre squadre magari che non sono venute al San Vito, mi sembra un campionato ad oggi dove non c'è un ammazza campionato tipo Ebolitana dell'anno scorso, molto equilibrato, sì, livellato, non so se verso il basso o verso l'alto, forse verso il basso, dove l'Acri, che sicuramente sta facendo un super campionato, si trova al primo posto, mi auguro che continui, essendo diciamo una squadra per il gioco senza, a fare un ottimo campionato, però mi auguro che alla fine magari un punticino più di loro ce l'abbiamo. Però onestamente, come organico, se dobbiamo essere obiettivi, non mi pare che l'organico dell'Acri sia superiore a quello del Cosenza, anzi direi tutt'altro. Però sicuramente siamo partiti tardi, è una squadra dove, voglio dire, d'amblè si stanno conoscendo tante persone, sicuramente sono passati 2 mesi,
Però voglio dire, non è sempre così facile far calare anche in questi campionati magari delle persone, dei giocatori che hanno fatto campionati di livelli superiori, che però mi sembra si stanno adattando abbastanza bene anche a questo campionato. Ed una nota positiva lo vedo proprio nel gol che è giunto al secondo di minuto di recupero, il che vuol dire che la squadra, in condizioni psicologiche ritengo difficili, perché giochi con un in meno, il tempo che corre, ha provato a fare l'ultimo assalto e diciamo in tanta sfortuna ci è andata bene. Quindi io direi che il tifoso le deve guardare le note positive, perché se no, se si ragiona sempre nella negatività, secondo me non è giusto neanche dei confronti dei giocatori che mi pare che si stanno impegnando. Luigi, ti ringrazio, buona continuazione e buona giornata. Grazie. Allora, intanto Pierluigi Castellano, da dove... solito problema, da dove l'hanno preso è buono per il Montalto, ecco, datemi un'inquadratura larga così non faccio brutte figure se mi avvicino al computer, per il Cosenza a gennaio fare uno scambio con il Montalto, Castellano a Montalto e varrà a Cosenza. Senti, però vogliamo un attimo parlare, il ragazzo Luigi, è anche piacevole sentire che si spostava, andava anche in trasferta, sui 1500 del San Vito? Ne vogliamo parlare? Sono lo zoccolo duro della tifoseria del Cosenza. Punto, sono questi. C'erano in C1 l'anno scorso, ci sono adesso in Serie D. E la cosa incredibile, questa però la voglio dire, ne ho sentiti veramente tanti, soprattutto dopo la sconfitta con l'Interreggio. Io dico, questi sono pseudo tifosi, non sono tifosi, sono sportivi. A Cosenza vengo solo, allo stadio mi vedranno solo se il Cosenza è prima in classifica. Ecco. Cioè, lo zoccolo duro sono 1500. Sì, una volta parlavamo dei 3000, dei 3500, dove che c'erano in Serie B l'ultimo anno, c'erano in Serie D gli ultimi periodi, adesso lo zoccolo duro inesorabilmente si è ridotto a 1500 spettatori, che in uno stadio come il San Vito di 25.000 sono davvero uno spillo. E allora mi chiedono, perdonami, ti interrompo Luca, perché abbiamo anche pochi minuti, mi chiedono se è possibile vedere a rallenti dell'azione in aria della Cireale, che praticamente ha portato all'ammonizione per simulazione a Mosciaro. Noi abbiamo provato a vederla, però è un po' lontana per capire, perché a velocità normale tutto sembra tranne che simulazione. Quindi Luca, gentilmente, vediamo se riusciamo a trovarle e a mandarlo anche a rallenti, anche a me, devo dire la verità, però questa, quello che dicevamo noi, negli stadi un po' più attrezzati o in categoria ci sono un po' più telecamere, un po' più... Eccolo qui, vediamo, guarda... vabbè, io non riusciamo a capire se realmente il contatto c'è o non c'è, perché anche se non dovesse esserci, io dico, nell'eventualità il calcio di rigore, però una spinta può un po' magari... far cadere, non lo so, è una faccia strana, no, pensi che ci sia? No, non penso... Mario ce lo chiedeva, io non lo so, onestamente non lo so, perché l'inquadratura è abbastanza larga e non ci sono delle immagini... è abbastanza vicino, non è lontano dall'azione, anche non sappiamo. La visuale libera, quindi non lo so. Va bene. Giovanni, ecco, datemi l'inquadratura larga, sogno Alessandro Pellicori al Cosenza, sarebbe... sicuro Lega Pro, intanto PS dicono, ma diciamo anche che questi della società non spendono, quindi gratis non c'è, insomma. Non lo sappiamo. Io non credo che Alessandro Pellicori rientri nel budget. Non penso questo neanche io. Senti, piccola finestrella sulla partita di domenica, poi concludiamo. Niente, una partita che comunque va vinta a tutti i costi, non c'è dubbio. Ecco, lì in questo caso un risultato, anche se è arrivato un pari al 92esimo, non potrà essere accolto in maniera positiva. In questo caso, non penso proprio, esatto, io per prima. Perché diciamo che l'eccezione si può concedere una volta, due al massimo. Cosenza manca il successo ormai da due partite, dopo averne conseguiti due consecutivi. Credo che vada condotto in porto immediatamente la partita con l'Interpiano, vada vinta, anche magari tramite non il bel gioco, però l'importante in questo momento è quello di concretizzare il più possibile quello che offre il campionato la domenica. Non perdere terreno dalla vetta, rimanere aggrappati a quel treno che poi condurrà nel rush finale. Bisogna essere a bordo di quei vagoni e poi
giocarci le proprie chance. Senti, ma con il fatto che ne sale solo una, scusate un po' il gioco di parole, sarà un girone di ritorno abbastanza curioso. È abbastanza noioso. Cioè, veramente... Diciamo che in Serie D le squadre che arrivate a febbraio, marzo, hanno già raggiunto la i propri salvezza. Obiettivi, mirano, tra virgolette, a risparmiare, ecco. Quindi potrebbero anche lasciare andare i propri calciatori migliori, rescindere... concludi che abbiamo terminato. Rescindere degli accordi, eccetera, eccetera. Quindi il Cosenza deve essere... Ecco, dove secondo me il Cosenza potrà fare la differenza. Nel momento in cui il Cosenza sarà lì, in quel frangente, la differenza tecnica che il Cosenza ha in organico potrà fare la differenza. Sempre che a gennaio si intervenga sul mercato e vengano messi Fiore e Leonetti nelle condizioni di poter operare e prendere una punta. Grazie Antonio Clausi di www.cosenzacianel.it di Calabria Ora, grazie Luca Chito e Deborah Maletti in cabina di regia, grazie soprattutto a voi per averci seguito, noi ci vediamo lunedì prossimo col full time del lunedì dedicato allo sport, tra poco, alla settimana prossima, arrivederci. Salve.